La scelta della Lega è chiara, mentre in queste ore a sinistra sono a Roma a spartirsi i collegi a litigare, noi incontriamo lavoratori, operai, pescatori, perché l'emergenza per l'Italia è più lavoro, più lavoro, più lavoro, un po' meno tasse, un po' meno burocrazia. E quindi sono contento della ritrovata compattezza del centrodestra, la Lega ha le idee chiare, al governo abbiamo già dimostrato cosa sappiamo fare, quindi niente tasse patrimoniali, tasse di successione come vaneggia Letta, anzi flat tax, pace fiscale e un po' di sicurezza in più e un po' di burocrazia in meno. Quindi non promettiamo miracoli, ma un'Italia che corre, che produce, che cresce, che lavora, che innova. I litigi li lasciamo tutti a Letta, Renzi, Calenda, Di Maio, Conte e compagni. Il Veneto a trovare i lavoratori? Io ho chiesto in queste ore al governatore Zaia, al governatore Fontana, il progetto sull'autonomia, su cui chiederò la firma di Meloni e Berlusconi, perché fatti chiari, amicizia lunga, abbiamo già perso troppi anni con PD e 5 Stelle e quindi a ottobre saranno 5 anni dai referendum in Veneto e in Lombardia e quindi con un nuovo governo a ottobre si potrà finalmente chiudere la partita e conto che il centrodestra su questo sia compatto. Sì, giro fabbriche, giro aziende, dalle cozze alla plastica, alla ceramica, al tessile, perché altrimenti altri che parlano di redditi da distribuire a caso, se gli imprenditori non possono fare gli imprenditori, i pescatori c'è poco da redistribuire. Quindi Veneto è un'eccellenza, è una locomotiva, è un modello, è un'avanguardia. Come Lega puntiamo a essere ampiamente la prima forza politica di questa terra straordinaria, però ripeto, dopo anni di bisticci con PD e 5 Stelle, un centrodestra compatto riuscirà finalmente a fare quello che negli ultimi anni non si è riusciti a fare. La campagna elettorale è cominciata in maniera cattiva, come secondo lei come andrà a finire? No, io parlo di progetti, di proposte, ripeto, di là ci sono insulti, attacchi, minacce, io spero che agli italiani si offra un'idea d'Italia, la nostra è semplice. Sul tema sicurezza e immigrazione, dico solo questo dato, ci sono stati più sbarchi in questo mese di luglio col ministro Lamorgese che non in tutto l'anno 2019 quando al Ministero degli Interni c'era la Lega. Quindi l'immigrazione può essere un fattore positivo se è regolata, è controllata, è qualificata, è regolamentata. 1000 sbarchi al giorno sono qualcosa che non ci possiamo permettere. Quindi mi sono ripromesso, ho fatto il fioretto, non rispondere agli insulti, agli attacchi di Letta, Di Maio, Conte, Renzi, Calenda, Gad Lerner e compagni, e risponderanno gli italiani il 25 settembre. Non vedo l'ora, sto facendo il conto alla rovescia perché sento una buona aria, tanta voglia di cambiamento. Lei diceva che sarà un autunno difficile dal punto di vista economico. Quali saranno i settori, secondo lei, maggiormente colpiti? Beh, chi consuma più energia ovviamente sta soffrendo e soffrirà, perché alcune aziende, alcune famiglie ancora non hanno visto in bolletta i rincari, mentre altre sì. Ecco, se la guerra non finisce rischiamo di avere un autunno e un inverno freddo per mancanza di riscaldamento e caldo per mancanza di posti di lavoro, e quindi stiamo lavorando perché la guerra finisca il prima possibile e soldi freschi tu li puoi incassare come Stato con una grande operazione di pace fiscale, con la rottamazione delle cartelle di Equitalia che riguardano 15 milioni di persone e arrivano a più di 1000 miliardi di euro che lo Stato non incasserebbe mai. Preferisco incassare una parte di questi soldi e lasciare lavorare queste persone, altre soluzioni non ne esistono. Certo, anche in queste ore la Lega sta lavorando per rinnovare lo sconto benzina, lo sconto luce, lo sconto gas, il credito d'imposta per le imprese, però non si può andare avanti di sconto in sconto e di bonus in bonus. L'edificazione, lei cosa può fare per i pescatori di Porto Tondo? Ne abbiamo parlato col sindaco e ci sono alcuni progetti fermi al Ministero dell'Agricoltura per 70 milioni di euro per portare ossigeno, acqua, qua non c'è il cuneo fiscale, qua c'è il cuneo salino, qua c'è il sale che risale il Po, ma ci sono già dei progetti depositati per ossigenare e ricambiare l'acqua. Diciamo che probabilmente fra la burocrazia e i signori del no, l'ex ministro, anzi non l'ex ministro dell'agricoltura, l'attuale ministro dell'agricoltura ancora in carica, ha bloccato alcuni progetti che servirebbero al delta del Po. Io sono convinto che la Lega tornerà a occuparsi presto direttamente al massimo della responsabilità di agricoltura e di pesca. Quindi i progetti per decine di milioni di euro sono già pronti. Vanno solo firmati e autorizzati i denari sbloccati, non c'è niente da inventare. Lasciamo che votino gli italiani. Poi se gli italiani scelgono il centrodestra e nel centrodestra danno un voto in più alla Lega,
cosa di cui sono convinto, ognuno si prenderà le sue responsabilità. Io non mi sono mai tirato indietro, tanto che ho vinto alcuni processi per quello che ho fatto, quindi non vedo l'ora che arrivi il 25 settembre.